Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Omori! Nello scorso video, c'è stato un bel po' da fare a dire il vero, e dopo aver discusso con Aubrey e del fatto che ha rubato l'album di Basil, sono andato a casa di Basil, ho guardato tutto quanto l'album, e ora sono da lui a mangiare, ma io un giretto veramente me lo vorrei fare a casa di Basil. Insomma, a curiosare in giro, no? Che cosa? Ah, la nonna! Oddio, Tatina! Scusami, signora. Che bella! Un'orchidea a irone bianca. Nel linguaggio dei fiori rappresenta la frase: i miei pensieri ti seguiranno nei tuoi sogni. Oh, che bella! Fighissima! Oh, Sunny, non mi aspettavo di vederti qui. Come stai? Va tutto bene? Ok, non importa. Nonno non può sentirci, sai? Ultimamente non si sente molto bene. Sono già passati 4 anni, non è vero? È bello sapere che sei nuovamente in giro, anche se da poco. Ecco, prendi il mio album fotografico. Vorrei fossi tu ad averlo. Mi fido di te, ok? Forse lo userai più di quanto possa farlo io. Ok. Sono successe così tante cose da quando sono state scattate queste foto. A volte spero sia stato solo un brutto sogno. Sai, penso di non avertelo mai detto, ma credo che ai tempi facessi le foto a ciò che avevo paura di perdere. Sfogliando le pagine di quest'album puoi ancora percepire la felicità dei bei vecchi tempi. Magari, un giorno, le cose si sistemeranno e tornerà tutto come prima. Sunny, Basil, la cena è pronta! Ok, arriviamo! Va bene, andiamo a mangiare allora. Mangiamo un pochettino, non possiamo fare altro. Ho controllato le altre stanze, ma non c'è niente di che. Wow, tutto squisito, Polly, sei la migliore! Oh, stai esagerando? Ho solo seguito le ricette di nonna. Piuttosto, Kel, ti ringrazio per l'aiuto. Dunque, come stavo dicendo, domani il mio fratello Nero tornerà finalmente dal college. Mia madre sta impazzendo per sistemare casa. Non mi va di stare in mezzo a tutto quel casino. In verità, pure io non vedo l'ora di rivederlo. Tutte le volte che torna, la prima cosa che facciamo è un confronto in altezza. Questa è la volta buona, in cui sarò finalmente più alto di lui, me lo sento. Nel sangue. Tu e tuo fratello sembrate molto affiatati. Fate bene. La famiglia è importante. A chi lo dici? Oh, ehi, Sunny. Che ci fai con l'album fotografico di Basil? Oh, glielo ho regalato. Ho pensato che sarebbe stato più utile in mano sua. Wow, davvero? Che carino da parte tua. Ha senso. Visto che Sunny si trasferirà a breve. Cosa? Sì, trasferirà? Oh sì, pensavo di avertelo già detto. Devo essermi dimenticato. Se ne andrà tra 3 giorni, giusto? Perdona, mi credevo lo sapessi già. Oh no, forse l'hai detto ma non ti ho sentito. Scusate, posso assentarmi un attimo? Ho bisogno di andare in bagno. Che gli prende? Oh beh, c'è poco da fare. Quando scappa, scappa. Non credo sia quello il problema. Basil. Oi, oi. Andrà tutto bene. Ehi là. Oh, sei tu, Sunny? Sei qui. Sono così contento. Puoi vederlo anche tu, vero? C'è qualcosa dietro di te. Sunny, perché sei così spaventato? Oh, un creeper. Ora va tutto bene, non è vero? A parte che mi ha tolto da solo l'immagine, non ho premuto io.
Ok, quindi Basil vede questa cosa? Aspetta, ti prego, non abbandonarmi. Non di nuovo. No, Tato. Ma come no? Quindi me ne devo andare? Oi. Beh, Basil, boh, è in bagno a piangere. Purtroppo mi dispiace per il Tato, ma. Allora, ascolta Polly, se mai dovesse avere bisogno di me, questo è il mio indirizzo. Abito proprio in fondo all'isolato. Grazie, Kel. Sei un tesoro. Kel, ci sto provando. Saluta Basil da parte mia. Ma davvero non posso andare più a parlare con Basil? Basil! Oh, Basil! Oh, povero ragazzo, è sempre stato debole di stomaco. Speriamo si riprenda presto. Magari è in camera sua? No. Io e Kel abitiamo vicino, quindi basterà andare a casa mia che lui si tornerà alla sua, giusto? Ehi, Sunny, grazie per essere uscito con me. Mi dispiace per tutto il casino che è successo. È stata proprio un'avventura bizzarra, vero? Si vede che non parli con nessuno da anni, ma non preoccuparti. Devi solo fare pratica. Ad ogni modo, io domani torno dal college e sono sicuro vorrà vederti prima che te ne vada. Quindi, se per te va bene, domani mattina tornerò a farti visita. Buonanotte, Sunny. Sogni d'oro. Beh, è andata. Diciamo che questa musica non è rassicurante. E va bene. Che cos'è? Senti i sussurri dalla scrivania. Sì, vabbè, ma. Che cosa è successo? Oh mio Dio. C'è il crippino, l'ho visto, il crippino. Ma c'è un occhio lì che. Beh, scusami. Oh, riconosci ancora la tua casa? Sì. Posso andare in cucina, o meglio in salotto. Ah, aiuto! Che paura. Questa è la cucina, salve. Oh, prendo un coltello. Ok, coltello ce l'ho in mano. Ma tipo, posso aprire la scatola ora? No. No, posso parlare con le scatole ma non aprirle. Ah, senti che suono. Ah, che fastidio. Va bene, allora. Qui è bloccato. Vado di qua. Oh mio. Oh wow. No, qua è proprio bloccato. Devo per forza scontrarmi con sto coso? Ora se n'è andato. E niente, devo per forza andare sopra. Ah, la scalinata lunga. Combatteremo contro qualcuno allora? Ui, eppure pensavo che Sunny avesse superato la sua paura. Ah, ok, non posso neanche scendere volendo. Pensavo avesse superato la paura del buio. Che cosa? Pensavo avesse superato la paura del buio. Io. Che succede, Sunny? Beh, del buio o delle altezze comunque. E dai, ma no, sì, vabbè, come faccio a predire quando mi. Non so neanche se si può predire il colpo. Ehi. Ciao. E se ne va. No. Mari? Ui. Beh, in effetti sì, fa abbastanza paura. Oh, cavoli. Ah, ma è il primo nemico questo. O meglio, la faccia era uguale. Sembra lui. Abilità, calmati. Perché siamo impauriti.
Ok. La velocità cala. Ora possiamo lottare. Qualcosa. Qualcosa sta cercando di parlarti. L'attacco di Sunny è inefficace. Riproviamoci. Qualcosa morde, ok. Attacco inefficace. Ehi, Sunny, sai bene che questo non ti porterà da nessuna parte. Io provo ad attaccarlo in continuazione, pure. Un po' lo capisco, pare che ultimamente ti sia successo di tutto. Ma devi riuscire a focalizzarti sulle piccole cose e concentrarti su quello che è davvero importante. Libera la tua mente e ricordi come concentrarti. Il prossimo attacco di Sunny infliggerà più danni. Ok. Ah, una nuova abilità ho imparato allora. Ok, l'ultimo ragnetto che è scomparso ora. Bene, io non sono mai andato di qua. Non devo andarci. Va bene. Sì, Basil, ti ho visto lì. Basil, mi sa che è un po' strano Basil, sinceramente, eh. Mi sa che è un po' un plot twist con Basil ci sarà prima o poi, sapete? E che cacchio! Ho visto chiaramente Mari apparire dietro. Andiamoci un po' allo specchio. E c'è il creep e niente. Andiamo a dormire allora. Dovremmo tornare nello spazio bianco, mi sa. Oyasumi achievement sbloccato. Oi! Ah, eccoci qua. Benvenuto nello spazio bianco. Per quel che ti ricordi, è sempre vissuto qui. E per quel che ne sa il giocatore, sì, è proprio così. Aspetta, aspetta, aspetta. Posso accoltellarmi per uscire, ma c'è anche la porta. Controllo un attimo il portatile. Ok, abbiamo qualche lettera. Ah, posso vedere dove sono, ok. Controlliamo l'album da disegno se c'è qualcosa di diverso. Oddio, forse qualche disegno cambia. Forse tipo questo, può essere. No, il crippino c'è da un po', c'è. Accidenti a voi. Mari, l'ho visto, c'era Mari! Ah, mi ha preso. Mi riporta all'inizio. Dunque, se mi accoltello torno nel mondo di Sunny. Mentre se esco dalla porta vado nel mondo di Omori. Mi sa che posso anche concludere il percorso con Sunny subito, facendo passare 3 giorni, e mentre il percorso con Omori posso farlo durare di più, non lo so, è un po' strana la faccenda. Ed eccoci qua con i nostri amici quando erano più piccoli. Ok, Omori torna sempre. Ok, ora possiamo andare a cercare Basil, siamo gli unici in grado di aiutarlo. Quindi, perché tu e Iroh non iniziate ad incamminarvi? Io e Mori rimaniamo qui per un po' per poi andarcene in esplorazione. Cosa? Da soli? Cosa? Perché? Non puoi escluderci così. Che hai ragione, dobbiamo farlo insieme come una squadra. Non potrai mai sapere quando qualcuno avrà bisogno di aiuto. Inoltre siamo più forti quando collaboriamo. Mori e io staremmo bene anche da soli. Mi proteggerai, non è vero? Io, che schifo. Trovatevi una stanza. Ma per favore. Andiamo a dire a Mari che Omori sta bene. Lo sai quanto si preoccupa per lui. Secondo me Sunny ora sta vivendo una fantasia tutta sua. Perché Aubrey l'ha trattato male. Insomma, hanno litigato prima. È successo un disastro. Ok, la paghetta di oggi sono 700. Ok, ogni giorno aumenta la paghetta. Va bene, io non mi lamento. E dove bisogna andare però per iniziare? Ma c'è un poster nuovo lì. Oh, Mari.
Ciao Mari, guarda, Mari è tornato. Oh. Se solo si potesse, Mari. Però ora, chissà com'è morta. Forse era una malattia, non si sa. Nessuna traccia di Basil? Eh no! Spero che Basil stia bene, mi manca così tanto. I miei capelli sono tutti annodati. Ah, mi mancano i momenti in cui Basil mi pettinava i capelli. Omori, mi ripettineresti? Ma che succede? Ragazzi, io so che è difficile, ma dobbiamo rimanere positivi. Dovremmo cercare di essere come Basil. Infatti, anche quando è giù di morale, riesce comunque a sorridere. Ci sono dei posti che non avete controllato? Ah, sì, è quella piena di ragni. Ah, ecco perché allora, i ragni. Abbiamo trovato il modo di sconfiggere la paura dei ragni e quindi ora dobbiamo andare avanti. Hagrid diceva che i ragni sono creature incomprese. Non lo so, sai, Hagrid. A questo poster, Sweetheart. Ah, ok. Una produzione Sweetheart per Sweetheart da Sweetheart. Ok, andiamo allora a vedere nella foresta di ragni. Oh cavolo, è troppo che aspetto questo evento. Che giornata meravigliosa. Ciao Bulbotalpe. Oh sì, finalmente la nostra gloriosa principessa Sweetheart farà la sua comparsa. Oddio, oddio, quasi non riesco a contenermi. Questo spettacolo sarà fantastico. Muovetevi, siamo in ritardo. Ho io i nostri biglietti teatro. Qualcuno di voi conosce la strada? Ma scusami, pensavo che la mappa dovessi portarla tu. Nello zaino sono dei panzerotti. Insomma. Cioè, invece di parlare, no, attacchiamo. Hai ottenuto biglietti teatro. Ma povere Bulbotalpe! Ma le abbiamo derubate! Ma come hanno lasciato i biglietti? Ma poverine! Ma sono biglietti in prima fila per qualche sorta di spettacolo con Sweetheart? Non era l'ex fidanzata di Capitano Spaceboy? Giusto! Sono davvero curioso di sapere cos'è. Se ci capitasse di passare da quelle parti, potremmo dare un'occhiata. In fondo abbiamo dei biglietti teatro in prima fila. Beh, non è tutti i torti, potrebbe essere una cosa carina da fare tutti insieme. Sì che lo è, sì che lo è. No, sono voluto un attimo andare a controllare in spiaggia e c'era un crippino. O creeper, non lo so come, non so come chiamarlo, sinceramente, non ho idea. Wow, che belle piante. Ma sembra che abbiano gli occhi queste. E su, fammi entrare. Sei pronto, Mari? Saremo qui se avrai bisogno di noi, giusto, Hiro? Eh? Sì, certamente. No, abbiamo sconfitto la paura dei ragni. Quindi ogni giorno che passiamo nel mondo di Sunny, noi sconfiggiamo una paura che ha Omori. Capito. Forse però prima o poi ci obbligheranno a entrare di nuovo nel mondo di Omori. Anche se anche cerchiamo di far passare i giorni in quello di Sunny. Vabbè, magari poi farò un salvataggio diverso e proverò a vedere. Wow! Foresta delle Pirolucciole! Forte come nome! Ripensandoci, andiamo a cercare Basil da qualche altra parte. Questo posto mi dà i brividi. Che è non fare il bambino? Ci sono solo un po' di ragni e qualche ragnatela. Ah, un ragno tra i capelli! Cosa, dove, toglimelo! Ah, scherzavo, guarda chi è che ha paura adesso! Che non è affatto divertente. Allora, le pirolucciole sarebbero tipo questi fiori qui? Bellissimi. Guarda qui che alberi. Ok, un libro battute vuoto, vuoi raccoglierlo? Maci, dai. E sta cosa che luccica? Ah, tiriamo 10 vongole nel lago. Oh. Salice piangente, sono salice piangente, la dea del lago, grazie per le vongole. Dicono che i soldi possono comprare la felicità, ma forse con me non funzionano. Riusciresti a farmi ridere? Non saprei, magari con una battuta. Ah, devo mettere nel libro delle barzellette, giusto? Consiglio il libro di Totti. Va bene, magari ci ritorno poi con una battuta e un muro con la faccia. C'era anche nell'altro mondo. Ah, sì, nell'altro mondo effettivamente si chiama così.
Ok, dice un carrello. Aletta di pollo, picanto. Vorrei prendere il carrello, mi sa che il carrello mi fa avanzare velocemente nel mondo qui. Però ci sono un sacco di nemici che secondo me andrebbero sconfitti comunque. Ti serve una scatola di fiammiferi per accendere questa candela. Ah, devo spaventare i ragni e poi dopo tornare qui con la scatola. Un libro non molto interessante. E questo neanche. Tu chi sei? Demi. Cosa potrei leggere? Cosa potrei leggere? Ho già letto almeno 20 volte tutti i libri su questo scaffale. Se solo potessi leggere qualcosa di più interessante. Ma un libro non molto interessante? Scusami. Quindi tu hai una missione ora, però lui neanche ti rivolge la parola. Bene, fiammiferi, c'è un pezzo di rotaia lì che manca. Ok, allora. Ma affronto un attimo i nemici per capire il livello di forza. Hiro ha paura dei ragni, ma Hiro, stai tranquillo, non sono ragni, sono... Ah, sono ragno conigli, ok. Mi dispiace. Che dolore. Ah, però dà un bel po' di punti esperienza. Aubrey impara a giravolta. Sono quasi sicuro di dover prendere il carrello per andare avanti. Perché c'è molta strada a quanto pare. Però, ehi. Ah, scatola di fiammiferi. Ok. E qui si ferma la strada, quindi sarei comunque dovuto andare a piedi a un certo punto. Oh, c'è Mari! Bene, questa è la safe area, va bene. Allora, vado un attimino qui a salvare e poi magari interrompo perché wow. Bellissimo sto posto. Già ho fatto un po' di progressi, seppur pochi. Vediamo un po' che dice sto specchio. Niente, è quello che dicono tutti quanti gli specchi. Quindi ogni volta che apro, che accendo un... Wow! Ok, non so se è a tempo... Mio Dio! È a tempo? Ah, ok. Quindi devo aprire la strada e far... Ah, farà tempo, ok. Ho preso la rotaia di legno. È tutto a tempo. Va bene, già una parte l'ho fatta, allora va benissimo così. Ah, volevo un attimino continuare perché... Ok, mettiamo qui il segmento. Mi sa che devo trovare tutti quanti i segmenti della ferrovia. E poi, una volta completata, salirci e arrivare per dove bisogna arrivare. Magari c'è un posto dove puoi arrivare solo prendendo... La ferrovia o quello che è. Ad ogni modo, io direi che posso concludere qui l'episodio. Wow! Ogni episodio di Omori migliora in qualità. Più si va avanti nel gameplay, più si migliora. E c'è sempre qualcosa di nuovo. Non vedo l'ora di arrivare a scoprire tutto praticamente. Se Basil è... c'è un twist finale con Basil o sapere come Mari purtroppo ci ha lasciato le penne. Perché lei comunque sia sta sempre qui all'avventura con noi. Lei è tipo la safe area, quindi... Non saprei davvero. Ad ogni modo, amici, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E se ancora non siete iscritti al canale, magari fateci un pensierino. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!